questo tema del movimento che ha una fase destituente, cioè di rottura lo Stato esistente, in effetti noi abbiamo, come dire, quasi nel DNA nostro un aspetto di rottura con lo Stato, con le forze dell'ordine, con la magistratura, ma anche con la borghesia e i media nazionali, proprio perché di fronte a questo progetto di costruzione di una nuova ferrovia che sarebbe stata devastante per la valle, non abbiamo prestato fianco a nessuna mediazione, cioè noi abbiamo detto no. Pensate che il progetto è stato cambiato 3 volte, cambiando itinerario, facendo gallerie più lunghe, proprio evitando di toccare alcuni paesi, proprio per cercare di ammorbidire parte di noi della valle, e la nostra risposta è sempre stata no, quest'opera non sarà fatta, nessuna mediazione. Quindi di fronte a un atteggiamento così drastico nostro, le posizioni dello Stato, della magistratura, della polizia e dei giornali, che poi in Italia sono tutti in mano a grandi imprese, cioè i più grossi giornali italiani sono in mano all'ex Fiat, per dire, quindi non ci sono giornali indipendenti o quasi. E quindi di fatto ci siamo trovati a un'opposizione netta, che vuol dire anche una reazione più dura. Per farvi un esempio, alla fine di luglio noi avevamo organizzato 3 giornate di manifestazioni, feste e cose del genere. Ci sono state interrogazioni nel Parlamento europeo, il ministro dell'Interno ha risposto che in quell'occasione il governo avrebbe mobilitato 10.000 poliziotti per controllare la Valle di Susa. Siamo 70.000 in valle, quindi vedete un po' il rapporto tra gente e polizia che ci troviamo a gestire. Questo per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, destituente o di rottura con lo Stato che abbiamo, però stiamo anche cercando di costruire un senso anche organizzato di comunità. E in alcuni casi, quando queste cose nascono da una pratica quotidiana, e infatti abbiamo costruito, noi li chiamiamo presidi, ma qua da voi credo presidio voglia dire una prigione, quindi non so come lui riesce a tradurlo. I presidi sono dei posti in cui noi, vicini ai cantieri che vorremmo abolire, li controlliamo, monitoriamo, per capire cosa fanno, come si muovono all'interno, eccetera. A volte facciamo azioni di disturbo, i nostri presidi sono una cosa così. E quindi ne abbiamo 3 o 4 sparsi nella valle, vicini ai cantieri che ci sono. Ci sono dei cantieri, però i lavori della galleria non sono ancora partiti, quindi sono 30 anni che hanno deciso di fare questa galleria, questa linea nuova, ma non hanno ancora costruito un solo metro, hanno solo fatto delle opere preparatorie, diciamo. E quindi noi in queste situazioni ci troviamo più volte alla settimana, facciamo degli incontri, discutiamo, magari facciamo anche festa, facciamo delle cene, anche con il tempo che diventa brutto, comunque resistiamo. Viviamo così una vita di discussione, di contatto, e nel tempo si è creato una sorta di, in uno dei vostri documenti c'era scritto, coscienza di classe territoriale. Ecco, da noi è abbastanza tangibile questa cosa, perché nelle nostre assemblee e manifestazioni si vede mescolanza di gente di ceto sociale diverso, di età differente. Andiamo dai vecchietti come me alla gioventella Alessia, e
e con anche quelli di mezzo, ci sono alcune persone che si sono aggregate come cattolici della valle per la difesa del territorio. E quindi è quasi un superamento della destra e sinistra o degli schemi classici delle classi, cioè un principio di fondo che abbiamo è quello di essere un movimento antifascista, questo è netto. Ma per il resto c'è una convergenza di molte idee, opinioni, purché abbiano come collante l'opposizione a questo progetto di treno e tutto quello che veniva dopo, come dicevano prima i miei compagni di valle, che è quello della solidarietà, quello della sostenibilità di tutto quello che si fa, quindi il problema del cambiamento climatico, risparmio dell'acqua e tutti questi argomenti che oggi, diciamo, fanno parte dell'ambientalismo, però attivo, non solo di parola, perché noi cerchiamo di fare le cose concrete. Abbiamo un livello di organizzazione anche per difendere i compagni, e sono tanti, come dicevano loro, che hanno subito arresti, restrizioni, multe pesantissime, eccetera. Quindi abbiamo una cassa di resistenza per aiutarli. Per fare un esempio, quando ci sono stati degli arresti grossi, c'era un nostro compagno che faceva il barbiere ed è stato in carcere alcuni giorni. A turno i barbieri della zona gli tenevano aperto il negozio per farlo funzionare, eccetera. E questo crea un senso di solidarietà e di coscienza. Poi ci sono la coscienza collettiva si sviluppa anche in momenti particolari quando come dire, ci sono degli eventi che emotivamente colpiscono molto. Per esempio, quando abbiamo avuto la vittoria di Benauso, un giorno alla fine di una manifestazione, in 30.000 abbiamo smontato il cantiere, e finisco qua, abbiamo smontato il cantiere che avevano approntato in 20 o 30.000, cioè la gente è scesa dalla manifestazione e ha buttato fuori polizia, operai, tutto quello che c'era. Queste cose qua creano un senso di coscienza di classe, in questo caso di classe territoriale, che veramente resta poi. Oh, scusate, sono andato lungo.